Vista l'ora mi alzo perché posso essere seguito meglio, però a due cose devo rispondere. Come una è tua, Rossella, adesso ti siedi. Allora, solo su, insomma, su due questioni, perché insomma su tante altre cose abbiamo insomma, risposto Davide, insomma non ci voglio tornare, però che insomma ci tengo. Una tiene alla mia attività in segreteria nazionale e una tiene ai temi bolognesi, su cui ovviamente giustamente rispondere chi è più bolognese, ovviamente dal mio punto di vista. Allora, sul tema dell'attività formativa, le cose che venivano dette prima, fra le idee che stiamo, insomma, a cui stiamo lavorando è proprio una che dicevi tu, cioè di avere ogni settimana una specie di focus sul sito del PD sul tema di attualità, diciamo. Però più in generale, insomma, il tema della formazione a distanza, e cioè quindi di avere uno strumento per cui non c'è bisogno di fare il seminario di persona, che pure ha un suo valore, no? Perché come si vede stamattina garantisce uno scambio anche oggettivamente diverso. Però un tema su cui stiamo lavorando parecchio. Adesso abbiamo fatto, insomma, già fatto l'accordo per fare, l'ho già portato anche in segreteria, una convenzione con la Sapienza, con l'Università Telematica della Sapienza, e faremo tre corsi di formazione a distanza che daranno anche i crediti universitari. E quindi saranno, diciamo, un'occasione di partecipare a momenti di formazione politica, insomma, uno sarà anche un master con 100 lezioni, per intenderci, insomma, dovrebbe venire una cosa abbastanza, diciamo, abbastanza significativa, appunto anche, diciamo, col tipo di meccanismo che dici tu. Sul tema fondazioni, che te citavi molto giustamente, no? Noi adesso abbiamo una condizione un po' paradossale, nel senso che ci sono le fondazioni tradizionali, che peraltro fanno un bellissimo lavoro, Fondazione Gramsci. Quasi tutte le aree vecchie e nuove del PD hanno la fondazione culturale. L'unico che non ha ad oggi la fondazione culturale è il PD. Ora, questo è un tema a cui io vorrei lavorare. Io ho fatto, diciamo, non si era ancora fatto, ho fatto il 15 dicembre l'incontro con tutte le riviste, le fondazioni, diciamo, che lavorano col PD, proponendo loro intanto di fare una specie di forum, di una specie di stati generali, diciamo, dell'attività formativa che si fa, e anche di tenerli sempre coordinati. Poi avrei una suggestione, insomma, che secondo me sarebbe forse anche il modo di riaprire il tema, diciamo, del finanziamento, ecco, in forme nuove, come si fa per esempio in Germania, e cioè fare una legge che applichi l'articolo 49 della Costituzione e quindi normi la vita dei partiti, e in questo ambito riconosca anche il compito ai partiti di formare la classe dirigente. Adesso non voglio, insomma, non voglio perdere troppo tempo, magari un'altra volta sul tema primario, così voglio ridiscutere, però questo tema per me è molto importante. E come la si forma la classe dirigente? Anche appunto costruendo e condividendo una cultura politica, anche attraverso i percorsi formativi. A me in quest'ambito piacerebbe, cioè, un modello tipo quello tedesco, dove ci sono le fondazioni dei grandi partiti, la Ebert e la Adenauer in particolare, che sono riconosciute per il loro ruolo pubblico, anche controllate, e sono poi la sede dove una cultura politica, diciamo, condivisa la si costruisce. Poi invece volevo, insomma, venire su temi bolognesi, cui, insomma, ci tengo di dirvi come la penso, che sollevava bolognesi in intreccio con nazionale, che sollevava Rossella. Allora, noi abbiamo la grande sfida della città metropolitana, e io condivido molto le cose che dicevi te. Io penso che noi da questo punto di vista abbiamo tre livelli di ragionamento. Uno è nazionale, che attiene anche al tema delle risorse, non c'è dubbio, e della legge di stabilità. E ieri mattina abbiamo incontrato i dipendenti della provincia insieme in comune. Devo dire che erano invitati tutti i parlamentari, eravamo in due, io e uno di Sel, però, diciamo, abbiamo fatto l'incontro, siamo anche al Consiglio metropolitano, e questo era il tema, no? Perché non c'è solo un tema di tutela dei percorsi occupazionali, c'è anche il fatto che è chiaro che se la città metropolitana parte subito indebolita, noi rischiamo di far morire sul nascere un grande progetto molto importante, per me positivo, e che fra l'altro, cioè, rispetto al quale aspettavamo una normativa dagli anni 80, no? Per poterlo realizzare, come la città metropolitana. Poi però la città metropolitana ha altri due temi di riflessione, uno è con la regione, nel senso che noi dobbiamo capire quali funzioni ci delega la regione in quanto città metropolitana, perché se delega la città metropolitana di Bologna le stesse funzioni che delega le altre province, non si capisce dov'è, diciamo,
il ruolo, no? Certo, in una rete, ma il ruolo che si dà alla città metropolitana di Bologna. Quindi, poi abbiamo il tema della struttura. Allora, io resto convinto, l'ho detto anche l'ultima direzione del PD di Bologna, che certo non subito, ci vorrà un percorso, ma se si vuole un'istituzione forte deve essere guidata da una personalità eletta dai cittadini. Per questo secondo me c'è un tema di riforma legislativa nazionale, perché sotto il milione di abitanti questa scelta comporterebbe automaticamente la suddivisione del comune capoluogo, e sopra un milione no. E questo secondo me è già un punto su cui bisognerebbe ragionare, perché forse dovrebbe valere il discorso opposto, ecco, nel senso che perché appunto non devi suddividere Milano invece devi suddividere Bologna, per dire, no? E poi ci sono anche altri aspetti, per esempio c'è il fatto che questa figura non dovrebbe ricevere nessuna indennità e potrà essere poco popolare, ma se uno deve fare il sindaco metropolitano eletto direttamente, e non è detto che sia una figura che già riceve, ecco, no? Però messe a punto queste cose, io penso così che se l'istituzione è forte è guidata da, non dico tra nel 2016, dico al tempo, ma è guidata da una personalità, da qualcuno che scelgono direttamente i cittadini. In più qui c'è grande maggioranza di persone residenti a Bologna, insomma, però non è molto democratico che, diciamo, un cittadino di San Benedetto per esempio, diciamo, venga, cioè, vedo una parte molto significativa delle politiche di governo che lo riguardano nelle mani di una persona che non può votare, mentre un cittadino di Bologna quella persona la vota, perché nell'immediato ci può essere un percorso, ma poi secondo me c'è un problema democratico. E però c'è un altro punto, perché ragioniamo degli apparati, no? Allora, se il modo di funzionare della città metropolitana sarà che gli assessori del comune di Bologna prima incontrano gli uffici del comune di Bologna, poi gli stessi assessori incontrano gli uffici della provincia di Bologna e i due uffici non si integrano mai, lì abbiamo secondo me un altro problema, perché cioè, dopo la provincia, inevitabilmente la città metropolitana rischierà di essere un'istituzione più debole, perché sarà meno guidata politicamente e avrà la stessa struttura tecnica della provincia, probabilmente indebolita dagli esuberi e così via. Ma se si vuole, se quella è l'istituzione forte di governo del territorio e va dotata di una struttura tecnica, secondo me il vero tema è come gli uffici del comune capoluogo e gli attuali uffici della provincia dal 1 gennaio della città metropolitana si uniscono tra loro e si fa, diciamo, un'azione di costruzione della nuova struttura tecnica della città metropolitana. Questo non era anche vietato farlo. No, io sono d'accordo con te, Andrea. Io voglio sapere cosa fa il sindaco di Bologna. Io e quello di Imola che dovevano fare. Io ti sto dicendo la mia opinione. Di Renzi stavolta. No, non c'è dubbio. Io a questo aggiungo un'altra cosa. Insomma, Rossella diceva ci aspettano dei dibattiti, no? Probabilmente anche bolognesi, sicuramente regionali. Allora, anche qui per me questo è un punto molto importante. Che noi secondo me dobbiamo, adesso approfitto per, visto che è stato posto, per dire come la vedo, non dobbiamo sprecare, perché noi una discussione politica secondo me abbiamo un bisogno enorme di farlo, quindi non la dobbiamo sprecare. Ora, nel dibattito che per ora si è aperto sono stati evocati due temi, no? anche rivolti a una dialettica che ci riguarda. Il primo è: facciamo un percorso unitario il vero problema è trovare il modo di contarsi. Ora, io penso questo: se il percorso unitario, è per essere chiaro, è su accordi sugli assetti, secondo me sarebbe un disastro. Però io penso che bisogna misurarsi sul merito, cioè se c'è un percorso unitario, secondo me ci deve essere, perché si è trovata una condivisione sui contenuti, sul progetto, sulle idee. Se c'è un confronto fra più posizioni, però dovrebbe essere finalmente se si fa una discussione politica. Voglio spiegarlo con l'esempio che ho fatto prima. Io vorrei che ci fosse uno che dicesse io voglio lavorare per una città metropolitana forte e uno che dice, visto che penso che questa sia la grande priorità, e uno che dicesse no, la città metropolitana secondo me ha più senso come organismo di semplice coordinamento tra i comuni che ci sono e ci si confronta su quello. E penso che questo sia il primo lavoro da fare. Il secondo è, anche qui nel dibattito è stato evocato spesso il cambiamento, no? Io qui la penso un po' come la pensa Andrea, senza polemizzare assolutamente con nessuno, cioè
Se uno è amministratore in carica a Bologna e dice che ci vuole il cambiamento, fa benissimo a dirlo, però secondo me prima di tutto deve dire che cambiamento ha prodotto lui e che cambiamento intende produrre, perché se no noi facciamo tutta una discussione cioè, che riproduce la discussione nazionale, mentre a mio avviso il congresso nazionale l'abbiamo fatto, il prossimo nel 2017 su Bologna e l'Emilia Romagna noi dobbiamo discutere, poi certo si vedranno le culture politiche di ognuno, ma dovremo discutere di che cosa si fa a Bologna e in Emilia Romagna. Penso anch'io, se questo era il tema che veniva posto, che questo appuntamento noi non lo possiamo sbagliare, perché fra l'altro il dato del 23 novembre deve farci pensare al 2016 a Bologna, eh? Perché adesso una cosa è, non, per essere chiari proprio come la penso, una cosa è non votare PD in un'elezione nazionale, ed è la cosa per tanti la più difficile. Una cosa è astenersi a livello regionale, ma sempre più il confronto comunale è molto ancora più libero dal punto di vista, diciamo, dei riferimenti identitari, no? Ci possono essere mille operazioni civiche, ci può essere di tutto. Quindi io penso che il partito a questo appuntamento si debba assolutamente attrezzare. Quindi io, insomma, se il tema che viene posto è questo, e mi pare di sì, però per un modo tanto tante occasioni per confrontarci, diciamo, ma io penso che noi quell'appuntamento lì non lo dobbiamo sbagliare, però deve essere un grande appuntamento di rilancio dell'azione politica di governo in questo territorio, e vale per il livello di federazione e vale per il livello regionale, e mettendo al centro l'obiettivo per me di come realizzare questo risultato. Cioè, no, per esempio, le conte interne non sempre realizzano questo risultato, perché la discussione politica si può sviluppare in tanti modi, anche nel coinvolgimento dei circoli, perché le conte interne, siccome le abbiamo fatte tutte, sono anche mettersi al telefono, far venire a votare più iscritti possibile nella mezz'ora in cui si vota, quindi quando si discute si è in 10, quando si vota sono 200, ognuno vota un po' per fiducia anche di chi li ha chiamati. Se ragioniamo di Bologna, insomma, alcuni di noi sono in grado di chiamarne anche molte, l'hanno credo anche dimostrato quando c'è stato bisogno, però mi pare che noi dobbiamo fare qualcosa di più, ma ragionandoci insieme, perché se questo appuntamento non lo possiamo sbagliare. Peraltro nella storia di Bologna di congressi sbagliati che poi hanno portato male, insomma, ne abbiamo già fatti. Ora, per quello che posso contare io, che è meglio di quello che a volte si pensa, però vorrei, diciamo, lavorare per questo obiettivo, cioè per non sciupare queste due occasioni, perché c'è bisogno di farle, forse le si fa anche tutto sommato nel momento giusto, perché le si va a valle di un risultato difficile, quindi possono essere l'occasione per ragionarci e per rilanciare, possiamo non sciuparle. Condivido assolutamente il richiamo a ragionare insieme su come non sciuparle, ecco, non so se, però ci tenevo a mettere a disposizione questo consiglio. Grazie mille a tutti, vi ringrazio per aver partecipato all'iniziativa e tanti auguri di buone feste.